Ramaia. Sono fuori dal tunnel, Mr. Mazzi, don't you know you never win? Ci si dimentica molte volte appunto di quante persone non, che noi chiamiamo militari in realtà fanno né più né meno quello che fanno i emergency, piuttosto che i Medici Senza Frontiere, piuttosto che e questo ci faceva commentare a volte certe manifestazioni pacifiste, cioè voglio dire i primi pacifisti forse sono proprio militari. Vedi, più che fare quanto fa Emergency o quant'altro, noi si lavora proprio con loro, specialmente in queste zone particolari dove ci sono in corso di conflitti, dove si cerca di pacificare, di far tornare alla normalità una società civile, cercando di ricostruire delle strutture, tutte quelle che sono alla base di una società civile che possa convivere, ospedali, scuole, presidi sociali e quant'altro, e noi si lavora con loro, si trasportano comunque anche, che ne so, faccio un esempio pratico, all'interno dell'Afghanistan dei malati, delle persone che hanno bisogno di cure, ci sono continuamente delle cooperazioni con i cosiddetti Provincial Reconstruction Team, no? Che sono i team provinciali per la ricostruzione, sono le cosiddette operazioni di cooperazione fra le autorità civili e militari, cosiddette CIMIC anche, no? CIMIC. E tutto questo si svolge tutti i giorni, anche in questo momento si sta svolgendo. Vorrei dire che ci sono tantissimi nostri amici che fanno questo lavoro, perché ricordiamo che è semplicemente che fare il militare è una professione, è un lavoro come tanti altri. Spieghiamo anche un'altra cosa, cioè anche a me dà fastidio anche quando si dice, no, che sono mercenari, vanno a fare una missione all'estero solamente perché si guadagna un sacco di soldi. In realtà io ho visto che non è nemmeno vero questa cosa qua, perché se si pensa ai rischi che si corrono, alle esposizioni che si possono avere anche a materiali radioattivi, a cose anche che magari lì per lì non si trovano, cioè non si beve l'acqua, non si mangerà sempre benissimo, ecco, quindi anche questo aspetto secondo me viene sempre trascurato. E è vero che non è vero che si guadagna un sacco di soldi andare a fare la via, oppure invece sono semplicemente delle indennità in più per un lavoro rischioso. Un lavoro rischioso come c'è in qualsiasi altro tipo. Io credo che commisurare il rischio con una somma di denaro non sia mai una cosa opportuna, neanche se si parla di un minatore che scende nella miniera di carbone. Sì. E vediamo che in Cina purtroppo spesso e volentieri succedono queste disgrazie anche nelle miniere. O come un operaio che sta in Italia e lavora e cade nella cisterna perché ha avuto delle esalazioni e ci muore. Ogni lavoro ha il suo rischio, ogni lavoro ha la sua particolare caratteristica, la sua peculiarità. Lavorare fuori in questi territori per un militare significa prendere qualcosa in più al giorno, e in particolare in Afghanistan mediamente credo che siano, lo posso dire senza problemi, circa 140 euro al giorno. Quindi dimmi tu Alessandro se comunque si possa commisurare un rischio della vita, o comunque voglio dire sono persone normali, cittadini italiani, connazionali tutti quanti che lavorano, portano anch'essi la paga a casa per far vivere la propria famiglia e comunque sono lontani da casa e fanno un lavoro molto rischioso. L'abbiamo scelto, lo facciamo volentieri, sì, in silenzio, umilmente, ma certamente non ci sentiamo per questo né portatori di messaggi negativi, tantomeno ci sentiamo di poter essere considerati delle persone che portano dei valori negativi in questo senso. Ci sentiamo dei lavoratori che hanno scelto di fare una professione. Che di guerra abbiamo parlato di pace, perché le nostre forze armate sono forze di pace. Allora, chi lo annuncia? Giorgio, vuoi fare lo speaker? Beh, vedo innanzitutto l'anno di questa canzone, che è il 1969, l'anno, insomma, io diversi annetti, anch'io sono nato nel 69. Era John Lennon, la canzone famosissima, simbolo anche di un'epoca, dei movimenti pacifisti, Give Peace a Chance. Give Peace a Chance. E allora, diamo una speranza alla canzone. 1, 2, 3, 4.
finendo la, la carriera, non è tre anni, insomma, sono passato qualche anno. Hai avuto le fasi. L'ho percorsa fasi, un po' tutta, un po' lunari, la musica, e ora mi sono soffermato sullo swing. Bello. Sullo swing, dove ho una band di 22 elementi, una Latin band che mi segue... naturalmente nelle date dove concerne portare 22 elementi, che non si parla più del pavettino, quel parchettino, che 22 elementi ci vuole il teatro. Nazionale. Quando siamo in diretta. Però sai, lo swing ha bisogno di una sezione fiati, corposa, bisogno. Quindi non è che sono 22 elementi perché uno. Cioè, ci sono perché ci vogliono, per rendere bene. E vai, abbiamo fatto un CD demo che si intitola Stars Tribute, dove c'è tutti i brani swing, appunto. Che poi se lo volete ascoltare siamo ma come si fa ad ascoltarlo? O ti trovi il CD o vai sul sito mio, che ci sono delle piccoline ma è acquistabile pagando? No, sono demo. Quindi stiamo dietro, ricordiamo questo nome è Danny Puccini che perché 26 poi invita tutti. Mm-hmm. Invita al Palamacchia a Livorno, che ci sarà un grande evento con i ragazzi, ti lascio una canzone. È stato, tutto, beh, tutti, ognuno faceva il suo commento sull'uso degli animali, e io gli facevo a lui, gli facevo segno che c'era lo scoop, no? C'era lo scoop, c'erano queste invasioni, c'erano le là, e lui... E lui mi faceva, non me ne frega nulla, io riprendo le modelle, fallo fare telegiornale, a me non mi paga nessuno, scoop, almeno queste qui, poi a casa la sera, le rivedo, invece dell'144, Lo ricordi, il gelatino. Ma Tarzan, te devo stringere la mano perché sei un grande. No, ma... Fatti stringere la mano, sei un grande. Veramente è stata una scena veramente da riprendere, poteva andare anche sulla Rai, perché invasione, ma lui era lì per prendere le modelle, ma lì c'era il... parlando non si è distratto. Ma c'erano gli ambasciatori, dove lo trovi? C'erano l'ambasciatore del Sudafrica.